Sì, la mia è una preoccupazione veramente forte, che se noi vogliamo il primo punto della delibera, vengono approvate le circoscrizioni con il numero di 6, questo nessuno le cancella più. Se malauguratamente per un incidente di percorso qualsiasi non riusciamo a votare la seconda parte che propone il consigliere di elezione, cosa succede? Che rimangono 6, e volevo chiedere, rimangono 6 segretari con 10 o con 16 consiglieri? Con 10, ok, e quindi questa è la mia preoccupazione. Sono d'accordo con quello che diceva Manzon, se era possibile, neanche il consigliere Corazza, di fare tutto in una delibera, visto che abbiamo tutto il tempo, perché è stato detto, il sindaco ha detto, possiamo convocare il consiglio comunale quando lo presentiamo, e che non ci può far mancare che anche il gruppo del fiume, che non è d'accordo sulle circoscrizioni, ci fa permettere di non convocare. Quindi io dico, c'è questa possibilità, ma secondo, terzo, la consigliera Corio ha messo una condizione ben chiara. Se quella è la sua condizione, io pongo la mia condizione, che è quella della non gratuità. Che è anche compresa per quanto riguarda la legge. Perché? Perché l'articolo 3 della legge regionale dice che il gettone di presenza previsto per il consigliere comunale è il 30% del medesimo gettone generale. Quindi lo prescrive loro, o facciamo le cose secondo le leggi, o non le facciamo secondo le leggi. Questa è la verità. Secondo me non si può, per coerenza anche, che adesso dobbiamo fare in campagna elettorale, e chiedere l'adesione alla lista ai consiglieri di circoscrizione e dire guarda che però c'è da parte del PDL l'opportunità poi delle circoscrizioni che se non sono per tutti, che sono per tutti. No, ma noi non lo faremo, una mia scelta. Nessuno lo vuole, però questa sera le votiamo. D'accordo? E allora se è così io non lo so. Primo punto è questo, secondo punto è il fatto della bravo, certo. Hai parlato con certo. Io non ci credo l'opportunità, perché io ho fatto 3 mandati come consigliere di costruzione, non ho consigliato, perché mi sono fatto Matteo, grazie Presidente.